Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi, signori, siamo qua nuovamente su Don't Starve, dove ci abbiamo lasciato nello scorso episodio, dove stavamo buildando il nostro fantastico muro, dove però non ricordo esattamente dove e qua dobbiamo andare, quindi facciamo il muro da questa parte, direi. Tra l'altro ho visto che non c'è tipo una porta, quindi dobbiamo capire anche lì come effettivamente proteggi, però almeno così siamo protetti, diciamo. Cosa che in realtà mi ispira, vi dirò, la protezione mi ispira. Ci sono qua sotto i pinguini, cosa non buona. Ah, tra l'altro qua la thermal stone si è... it's quite warm, ok. Ma teniamocela addosso, cioè teoricamente dovremmo poterla portare in giro e dovrebbe tenerci sufficientemente caldo. Ora, la sanità è salita al massimo in realtà, quindi... io direi che possiamo mangiare i fiori, i petali, così saliamo un po' di vita, perché la vita è abbastanza bassa in realtà, che almeno andiamo a 80, siamo messi semi bene. Esatto, siamo a 82, quindi buono. Ora, io vorrei provare a scendere, sono proprio qua sotto purtroppo, volevo provare a scendere, in realtà non so bene perché volevo provare a scendere. Ma io vorrei tornare in realtà qua, perché vorrei prendere più pietra, perché voglio finire il muro. Vorrei finire il muro almeno per essere un attimo protetti contro qualsiasi cosa. Ora vediamo se riusciamo a passare. Oh no. Ok, mi sa che siamo potremmo essere intrappolati qua, eh. No. A posto così. Non mi avvicino. Va bene così. Qua, tra l'altro, quindi non possiamo passare. Loro si sono proprio messi in mezzo. Io, cioè sicuramente l'avete visto anche voi, ci sono le uova lì. Io ho paura che se ci avviciniamo... ci attaccano. Ok, la thermal stone comunque fa poco, eh. Vediamo se possiamo. Ok, siamo passati in realtà. Allora, thermal stone, queste posso metterle, che tengono un po' di caldo. Cioè, male, malissimo. No, anche qua ce ne sono. Non è buono. Allora facciamo una cosa più facile. Prendiamo un po' di legno. Che così almeno siamo ok per accendere il fuoco. Ok, non ha la musica diversa. Mi ha fatto prendere un attimo di panico. Ho detto ci stanno attaccando. E invece no, era semplicemente la musica diversa. Panico. Campfire. Abbiamo perso tanta vita, tra l'altro. Quindi queste orecchiette qua non fanno niente. Ok, però... ma questa thermal stone dovrebbe fare qualcosa, secondo me, perché in realtà si è scaldata, quindi qualcosa ha fatto, però a quanto pare non abbastanza. Ah, aspetta, carichiamoci un attimo di caldo. Ok, vai, andiamo a cioppare. Ah, pick up alla grass. Quindi niente, la nostra vita recuperata con i fiori è già tutta persa. Mi sembra buono, no? Mi sembra ottimo, mi sembra. No, si è rotta l'ascia. Dai che non abbiamo tempo di star qua al freddo. Ok, però almeno abbiamo anche un po' di gap. Ok. Allora, ok, stiamo ancora qua. Ok, si è super scaldata adesso. Speriamo non diventi troppo calda da reggere, perché c'è anche questo dettaglio. Allora, alberi grossi secondo voi qua intorno ce ne sono? Sì, questo. Dobbiamo anche andare dai ragni a un certo momento, per recuperare... ok, dobbiamo andare dai ragni a un certo momento per recuperare... voglio diggare questo. Ok,
Ok. E mi sono hungry. Anche questo sta diventa un problema in realtà. Oh no, la sanità scende. Voglio andare dai ragni per prendere la loro silk, diciamo, per... E stiamo finendo anche il cibo, però, eh. Non so quanto duri l'inverno, ma spero non più di tanto, perché sennò non so... Non saprei dove andare. Allora, potremmo craftare un po' di trappole, in realtà, perché qua... Qua in giro, in realtà, ci sono un po' di... Un po' di buchi... Dei cosi, eh. Allora va bene, facciamo così. Speriamo che non ci attacchino anche i brutti signori, perché... Ok, sì, sei affamato, quello l'ho capito. Però non abbiamo tanto cibo. Ok, questo si è spento, pickappiamo questo. It's quite warm, ok, va bene. It's quite warm. Ma, boh. Adesso qua attenzione, perché bisogna passare anche... Bisogna passare anche qua. Ok, sono tutti di là, via via, allora, veloce, veloce. Ok, le uova non ci sono più però, quindi non so perché, ma non ci sono più, quindi bene in realtà. Ok. It's quite warm. Cioè in teoria tiene caldo perché it's quite warm. Però boh. Ah, qui hai del cibo per caso? No. Ok, accendiamo il fuoco. Ok. Accendiamo il fuoco. Ok, vediamo cosa possiamo craftare intanto che qua. Allora, questa la ridroppiamo qua, scusami, perché... no, è tornata spenta, ma non dura niente, non dura. O bisogna pick-upparla mentre è infuocata, cosa possibile, in realtà. Tra l'altro possiamo fare anche queste robe qua, che sono attrezzi più potenti. Anche quelle in realtà potremmo, quindi... Saddle. Ti lascia sedere sugli animali in teoria. Ah, ok. Brush. Real buffalo. Ah, questo è carino. Walrus tusk. Steel wool. Sì, gold nugget. Tutta roba che abbiamo, in effetti. Tutta roba che abbiamo. Com'è? Ok. Ok. Io vorrei andare però a prendere la pietra. Allora, facciamo che... Quanta pietra abbiamo? 6. 6 pietra, ok. Ok, sì. Allora, craftiamo questo. Perfetto. Ok, così almeno siamo protetti almeno. Qua però vedo che non sta facendo troppo effetto. Cioè, ma funziona solo col campfire brutto. Cioè, questa qua, questo campfire qua che è più bello, in teoria, cioè, non va, no? Boh. Niente, boh, il campfire più bello non genera calore, a quanto pare. Mi fa piacere, fa molto piacere, in effetti. Mi fa molto, molto piacere. Allora, grass torf, sì, è grass torf, possiamo lasciarla qua. Ah, no, non abbiamo spazio. Vabbè. Ok. Ok, ma sì, ma tanto gli uccelli non ci servono, abbiamo detto. Interessante, ma inutile, perché... Ok, allora... Ah, ci interessa qualcosa della roba che abbiamo qua? Questo, panico, rimane lì dentro, rimane. Questo possiamo bruciarlo. Add fuel, sì. Ok, allora bruciamo questo, poi. Dai, vieni qua, che mi stai dando già fastidio, mi stai dando. Chiuditi! Ma ha durabilità questa roba, sì, purtroppo sì. Ok, abbiamo un crow, va bene. E la stone ovviamente non fa assolutamente niente. Qua perché si è cosa ho sbloccato qua dentro? Niente. No, c'è qualcosa che possiamo craftare con le robe che sono lì dentro in realtà. Ok, anche il cibo sta scarseggiando tra l'altro. Allora, io vorrei andare qua per prendere altra pietra in realtà. Al momento. Allora andiamo. Altre uova. No, scherzo. No, allontaniamoci. Allora, speriamo che quelle uova lì bellissime non spawnino roba brutta, però, perché è un attimo, lo sapete anche voi benissimo. In teoria non succede niente, ma in pratica a sanità siamo messi non troppo bene, però, quindi sanità non è messa così bene.
Ok, sanità messa abbastanza male. Ah, qua però, aspettate, questo lo... lo cioppiamo, perché se dobbiamo accendere un altro fuoco al volo, che secondo me servirà, perché la pietra non, con la pietra qua non funziona a quanto pare. Cioè, o meglio, funziona. Per me funziona, ma funziona non in modo giusto. Allora, è qua. Ok, fermati. Allora, ci jumpiamo qua dentro. Perdiamo sanità in realtà, però. Ok. Sì, abbiamo abbassato la sanità. Ah, fermati. Dove, qua ci sono tante pietre. Ok, perfetto. Allora, facciamo così. Ok, no, non perdiamo neanche la vita. Facciamo così, direttamente. Ok. Droppiamo questa. Quanto costa fare questo coso? Poco in realtà, quindi va bene. Ok. Ok, così qua ci si rigenera. Ci rigeneriamo dal caldo. E in più, teoricamente ci carica anche quella pietrella qua. In teoria. Tu puoi reggere qualcosa, Chester? O sei pieno? No, ok, puoi reggere. Tipo questi qua non ci servono, quindi. Ok. Perfetto, ok, così. Allora, picchiamo i seed che... Oh, ma ci consuma un sacco di cibo. Come mai in inverno consumiamo così tanto cibo? Ma soprattutto dura poco. Allora, dobbiamo piazzare, secondo me, adesso, perché... Tipo domani, perché se no non abbiamo più cibo. Dobbiamo piazzare delle trappole. Delle trappole a terra. Quelle dei conigli, nei buchi dei conigli. Perché se no non abbiamo più cibo, in realtà. O meglio, abbiamo ancora le carote di là, volendo. E se catturiamo ancora un coso, abbiamo ancora uno di questi, in realtà, però... No, no, no. Ok, esatto. Allora, sì, cioè, se io la raccolgo adesso che è infuocata, prima che il fuoco si spenga, facciamolo, perché a sto punto... Pick up, no? Ok. Nice and toasty hot. Ok. E in teoria posso andare in giro tranquillo e dovrebbe essere infuocata, non dovrei aver freddo. Però si sta già scaldando. Si sta già perdendo efficacia, però, in realtà. Perché sta già diventando giallina. Non so esattamente come funzioni, in realtà. Quindi, ah, tra l'altro, si è affamato e la sanità sta scendendo. Male, male. Però abbiamo un po' di pietra. Non tantissima, però un po' di pietra ce l'abbiamo adesso. Allora, rompiamone ancora uno. Qua, questo, e poi torniamo indietro. Oh no, lo vedete anche voi, vero là? C'è un brutto signore lì. C'è un orribile signore. C'è un orrido signore. Ah, fuoco spegniti che vorrei la tua cenere, non so perché, ma... Dai, spegniti, grazie. Ok. Dai, ok. Ok, c'è... Adesso qua ci cala di nuovo. Siamo messi molto male, signor. Cioè, sanità messa male. 100 è brutta, in realtà. La sanità a 100 è veramente pessima. Sapete che non so dove ci sono, però, dei buchi di... Ah, questo lo mangiamo. Ok, siamo messi semi bene con la vita. Ok, questa si è... Ok, sì, è warm, ma... No, 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 non venite di qui. Non vi sto neanche toccando. Ok, perfetto. Ok. Ok, allora, siamo tornati in base. Dimmi che qua si è catturato qualcosa. Perfetto. E dobbiamo metterne altre, perché davvero non abbiamo più cibo al momento, quindi... dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Allora, cook. No, passa dietro il muro. Cook. Sì, sì, certo. Ok. Cook. E qua dovremmo avere, esatto, tre car... Ah, ma in realtà no, abbiamo altri due. Ah, però non abbiamo più... certo, non abbiamo più carote and company. Certo. Ok. Però i semi in realtà si possono cuocere, forse, Quindi non dovrebbe essere così male. Allora, intanto qua piazziamo quella roba qua che... Ok, che abbiamo detto che ci servono. Ok, in teoria no. In teoria ho detto che lo volevo fare qua così. Build wall. Ok, qua build wall. Qua abbiamo detto che facciamo... no, facciamo direttamente così. Build wall. Oh no, vedo dei cosi che si muovono all'esterno, non belli. Ok, però non ci serve il fuoco, ma lo mettiamo lo stesso.
Ok. E piazziamo giù anche questa perché si è appena scaricata, quindi sperando che si ricarichi. Ok, intanto che è notte, buildiamo un po' di queste robe qua. Sì, allora, build wall. Perché non riesci a craftarlo? Ok. Sì, il piazzamento del muro è un po'... I can't do that. Perché no? I can't do that. Ah. Why non puoi... Why non puoi fare questa cosa? Ah, perché sei troppo vicino a questi robi qui. Può essere. Chester, vieni qua. La sanità è bassissima. La sanità è super bad. Allora, facciamo che... Oh no. Ma io stavo scherzando. No, ma io scherzavo, fiori però non ce ne sono adesso, quindi molto male come situazione. Situazione brutta. Quei brutti signori lì, quasi certamente, possono attaccarci. La situazione, signori, peggiora sempre più, non so se avete notato. Sanità scende. No. Ecco, anche questa cosa qua è brutta, bruttissima. Il muro non è assolutamente pronto in realtà, quindi... E non sarà pronto perché non abbiamo abbastanza materiale, mi sa, quindi... Allora, facciamo così. Did you hear that? Certo che l'ho sentito. Andiamo subito dal pig perché questa volta secondo me non ce la facciamo, Perché è notte prima di tutto. Sì, perché è notte. Perché è inverno. Ma non solo per quello. Perché stiamo anche impazzendo molto male in realtà. Non ci sono fiori in giro. Per niente buona, signore, la situazione. E ci sono i fantasmi anche. Non so se li, no, cioè li vedete sicuramente. Ok, qua ci sono anche... Attenzione. Esatto, qua ci sono i pinguini. Stiamogli lontano, va che... No, scherzavo. Ah, c'è un berry bush lì. Adesso andiamo a prenderlo. Vieni. Pig, dimmi che sei fuori. No. Pig, dove sei? Ah, dov'è il pig? L'abbiamo mancato. No, Chester, vieni qua. Bravo, grazie, vieni a aiutarmi. Pig. Grande pig, vai. Grande, ok. Aiutami, pig. Bravo, bravissimo, pig. Speriamo che Chester non muoia. Ok, via. Ok, pig, aiutami. Ok, vai addosso al pig. Chester è immortale, vero? Pig, vieni qua. Oh, grande, grazie. Ok. C'è qualcosa che va a fuoco? Ok. Sì, mangia un food, va bene. Questo è mio, però. Ok, grazie. I'm so hungry, ok. No, questo lo prendo io. Ok, vieni qua. Ok, situazione disottimale, diciamo. Situazione per niente ottimale. Allora, stiamo un attimo aperti con la mappa, che è come se avessimo fatto pausa. Situazione complessa, signori, Situazione non facile. Allora, siamo messi in realtà bene, nel senso che abbiamo preso del danno, ma il cuore mi sembrava a metà, quindi buono. Siamo messi male con la sanità mentale, il che è pessimo, ma veramente pessimo, perché in questo adesso che è inverno, secondo me i fiorellini non ci sono e purtroppo non penso ci sia altro modo per recuperarli. Poi saltando qua dentro abbiamo peggiorato la situazione e fin lì ok. È complesso.
Al momento è complesso. Però se dovesse iniziare ad arrivare la primavera, siamo safe perché abbiamo le piante, ricrescono e quindi se... fortunatamente abbiamo fatto le farm. Quindi appena torna il bel tempo, diciamo, dobbiamo andare qua, zona qui, e prendere altra popò, diciamo, per fare altre farm. Ne voglio mettere almeno 9 farm, vorrei fare, così siamo safe. E dobbiamo piazzare altri di questi, magari qua in giro da qualche parte, dove ci sono, anche qua, anche in zona qua, tanto qua in giro secondo me, qua sarebbe una zona ottima dove piazzarli. E vorrei avere almeno una pig house qua in parte a casa, perché vedete quanto ci ha aiutato? Ci ha aiutato un sacco, il pig. Perché il cane attaccava il pig, mentre il cane attaccava il pig, noi randellate dietro abbiamo aiutato il pig sostanzialmente a far fuori il coso, quindi ottimo. C'è una carota. No, fire. Ok, male, abbiamo preso altro danno. 47, siamo messi malissimo. Mangia. Ok. No, carichiamo un attimo. Ok, abbiamo anche Monster Meat però, che è buona. Allora, adesso nel tornare a casa abbiamo poca la grass. Abbiamo poca grass in realtà che ci servirebbe. Qua ci sono delle carote però, quindi no, non scontate in realtà la situazione. Qua abbiamo delle carote. Come mai abbiamo delle carote qua? Ok, prendiamo anche i sapling, qua ci serve per il fuoco. No, non fermarti, piccappali. Ok, quindi semi-safe la zona, diciamo. Ok. Ok, it's getting dark. Tra l'altro, bello che l'effetto di... qua, bruttissima zona. Walk to pig house. Come on, you know your home. Ok, qua è giga power. Ok. Perfetto. Ok, qua ci sono altri cosi, quindi no. No, raccoglila che giga power va bene. Allora, adesso che torniamo a casa, passiamo da questo e poi andiamo a casa, quindi facciamo una strada un po' così, facciamo. Ok, così vediamo se c'è su qualcosa, quelli lì, perché se, ok, sì, perfetto. Così prendiamo un po' di cibo. Dobbiamo fare qualcosa per la sanità, però. Non penso ci sia niente che possiamo craftare al momento che possa aiutarci con la sanità. O magari sì, ma non lo so io. Oh no! Lì tanto non c'era niente, ho visto. Ok. Al momento non siamo pronti per affrontare uno scontro con quel brutto signore lì. Ok, però abbiamo Monster Meat, ottima, perché ci dà, ci può dare sanità. Ok, tra l'altro la visuale adesso sbarella tutta, come vedete, quindi... male in realtà. Secondo me però se facciamo tipo la gabbietta dell'uccello, secondo me ci può aiutare, perché abbiamo comunque l'uccellino che ci tiene compagnia, quindi potrebbe essere che ci appunto faccia calare la sanità, cioè ci faccia aumentare la sanità, quindi teoricamente potrebbe anche essere buono. Allora intanto cuociamo la mostra, tutti quei robi lì però non va affatto bene. Facciamo così. Ok, al momento facciamo così. Hai di nuovo freddo. Ok, droppiamola qua. E riaccendiamo il fuoco. Ok. Non vorrei sprecare troppi di questi in realtà, quindi facciamo così. Ok, grazie. La Monster Meat la piazziamo qua. Ok, qua in realtà abbiamo... esatto, 3 di questi, quindi volendo possiamo fare una super cosa di carne, che non è buonissima, ripeto, nel senso che è un po' uno spreco, però volendo possiamo fare una super cosa di carne che ci dovrebbe dare sufficiente cibo, diciamo. Ok, allora qua però in teoria, allora qua facciamo teniamolo così intanto, perché non so. Qua però non potremo sicuramente piazzare le cose, perché ci sono in mezzo questi cosi qua, guardate, di sicuro. No, sì, perfetto, piazzato male, grazie. No, guarda, si può anche decostruire. Non so, sapete che non so cosa stavo facendo. Cosa stavamo facendo? Allora, io la barba non me la taglierei, perché tiene caldo in teoria, quindi eviterei.
Allora, qua mettiamo dentro un tocco di fuel. Anzi, questa lasciamo la terra. Tanto al momento siamo qua in giro, quindi non ci serve. Dammi l'hammer, Chester, per favore. Purtroppo dobbiamo usarlo qua. No, 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 lascialo giù, non scassare niente. Pericoloso avere in mano questi attrezzi, perché spacca su tutto. Ok. Sì. Sta calando male, malissimo. Allora, cosa possiamo craftare per la sanità? Cosa possiamo craftare per la sanità? Secondo me poco niente. Ah, facciamo così intanto. Secondo me, vediamo se questo ci fa aumentare la sanità. Sì, ok, ok, perfetto. Grande, ok. Possiamo indossare. Possiamo fare cose, qualsiasi cosa, per aiutarci con la sanità. Non saprei. Allora, intanto questi. Ok, non saprei. Sta peggiorando la situazione, però. Sapete che non ho visto se stare in parte al pig ci aiutava? Perché potrebbe anche essere che stando in parte al pig. Ah, qua non possiamo farlo, perfetto. No, 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 hai paura, lo vedo. Se stiamo in parte al fuoco ci aiuta? Qua tra l'altro la thermal stone non si sta caricando, quindi bene. 85, no. Ok. No, 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 piazza la terra, lascia la terra. Ah, no, si scalda anche se la teniamo in mano. Ah, ok. È 88. Qua che attrezzi? Ah, possiamo fare questi attrezzi qua più potenti, in realtà. Ok, ma roba utile che ci aiuta con la sanità? Abbiamo qualcosa? Secondo me no. Bird coso vorrei. Allora, siamo messi malino in realtà. Ok. Però teoricamente non così male, nel senso che se dovesse venire sufficientemente presto la primavera, forse ce la facciamo a salvarci, forse. Allora, thermal stone adesso la pick-upiamo. Ok, qua comunque abbiamo fatto questo. Teoricamente ci serve ancora un crafting e poi abbiamo fatto il tutto. Ora, vorrei provare a fare una cosa. Non so se aiuta. Ah, 4 ne serve. Vabbè, tanto il legno ce l'abbiamo lì in parte in realtà, quindi. Ok, facciamo così. Facciamo. Vorrei craftare il floor. Il floor. Thermal measurement air temperature. Ok, non mi serve saperlo, nel senso. Draw on this with feather pencil. Ok, ok, 87. Ok, siamo. Non sta più scendendo però la sanità, o sbaglio? Ok, no, vorrei. Esatto, wood flooring. Non serve a niente, sono d'accordo, ma non vorrei. Non vorrei che stando vicino a queste cose belle, diciamo, restiamo sani. Perché tipo adesso vedete che ha smesso di scendere. Quindi in teoria può tranquillamente essere che stando vicino tipo al fuoco. No, 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 stavo scherzando. Ok, vediamo se tipo rompiamo, cioppiamo un albero, no? Cambia qualcosa? No. Ok. Però vedete, se stiamo fermi in base, in realtà la sanità è ok. Nel senso che non pare stia scendendo. 87. Sì, poi ci sono quei robi qua in giro che. Ah, prendiamo. Ma secondo me c'è un modo per alzare la sanità, che io non lo so, quindi. Ok. Ah, cioppiamo tutti gli alberi. So che è abbastanza pericolosa come cosa. Vorrei fare anche una porta. Ah, ecco, lo sapevo. Perfetto, perfetto, perfetto. Ottimo, grazie. Se sto qua mi colpisci. Teoricamente non potresti entrare, ma essendo che non ho finito la base, puoi. Stiamo morendo di freddo. Mi sa che abbiamo perso la partita, signore. No, no. Accendi il fuoco. Ok. Sì, sì, incastrati. Ok, fermati. No, 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 no. Stiamo vicino alla base.
sì, sì, ok. Ok, ok, sì, sì. Ok. La sanità qui scende. Non possiamo stare neanche troppo tanto tempo lontano. Domanda. Non posso darti fuoco. Ok, domanda però. No, aspetta, no, volevo fare una cosa che non ha funzionato. Ok, meglio non tenere gli alberi vicini alla base però. Voglio fare questa cosa, fammi... Vieni, passa qua, vai a fuoco. Là, perfetto. Grazie. Volevo proprio fare questa cosa. Teoricamente, essendo tu fatto di lì, dovresti bruciare completamente. No, mi è bruciata tutta la mia farm, è bruciata. Oh no. Oh no. Oh no. Tutta la nostra farm è bruciata. E ho finito anche. Sto morendo, lo so. No, ci siamo. Oh no, ci siamo forse fregati da soli. No. Eccoci. Perfetto. Perfetto. Non bene, signori, non bene. Siamo semi-morti, diciamo, per colpa di quel brutto signore lì, che lo vedete fiero, che cammina e va in giro. Ok, vi ricordate che vi dicevo, gli alberi sono cattivi, meglio non tagliarli. Esatto, secondo me però, cosa semi-buona, è il fatto che questi brutti signori qua, alberosi, che stanno camminando lì sotto, spawnano solo nel momento in cui... spawnano solo nel momento in cui la sanità è bassa. Perché per me all'inizio puoi smartellarti gli alberi che vuoi, non c'è problema. Ora sicuramente esiste una strategia top, diciamo, per andare ad attaccarli. Tipo quella del fuoco era buona. Abbiamo dato fuoco purtroppo alla nostra farm e niente. Quindi signori, cosa dire? Da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi anche se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Don't Starve, in cui inizieremo l'avventura con uno dei due nuovi personaggi che abbiamo sbloccato in realtà. Vediamo quale dei due personaggi che abbiamo sbloccato è meglio, perché ho visto che abbiamo sbloccato due tizi in realtà, perché siamo arrivati al livello 2. Quindi vediamo nel prossimo episodio, appunto, vediamo quale può essere migliore e iniziamo. E reiniziamo da capo sostanzialmente. Teoricamente potrebbe essere più facile, perché secondo me perché tipo Wilson non ha nessuna skill. Secondo me gli altri, andando avanti, hanno tipo qualche benefit o così via. Quindi potrebbe essere che è più facile. Comunque signori, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.